Ragazzi, una fatica immensa. Oggi bella giornata e ci accingiamo a sistemare tutti. I punti staffa per i pannelli. Devo ancora prendere l'ultimo che andrà qui. In questo momento l'impianto è in produzione, sta producendo in produzione 3200, eccoli qui, 3100, eccoli qui, prodotti da stamattina 12,66 kWh. Che bello, andiamo a continuare la string per inverter 2. Ragazzi, buongiorno, ieri grande giornata. Ragazzi, lavoro quasi terminato. Allora, mi manca di fare un buco lì e mettere, anzi no, già lì il buco c'è, cioè devo mettere il dado con bullone per bloccare quel pannello. Questi sono stati bloccati e qui devo fare i buchi sulla struttura 1 e 2 per fissarli. Dovrei dare una sistematina anche a quello che mi blocca il laterale, però ragazzi, tutto prosegue. Oggi è un altro giorno. Per la prima volta oggi funzioneranno entrambi gli inverter. Ripeto, sono 1, 2, 3, 4, 5 pannelli qui più 10 questi inclinati. Il sole è ancora molto basso, sono le ore 7, però già si inizia a produrre qualcosa. E allora io per iniziare la mia prova farò una sorta di combo tra i due inverter. Mi spiego meglio. Inverter 2, grazie a questi, caricherà la batteria e basta. Inverter 1 si occuperà di caricare la batteria, sì, certo anche, ma nello stesso tempo mi darà energia al mio appartamento. Questo perché, ragazzi? Perché voglio evitare di dare un doppio consumo, ok? Perché l'inverter consuma qualcosa, giusto? La trasformazione da DC ad AC qualcosa consuma in più. Considerando che io i miei carichi ce li ho sotto controllo e che non voglio e non supero il dato di targa, cioè circa 5000 watt, un solo inverter può fare il lavoro di innalzatore e di, diciamo, alimentazione del mio impianto elettrico. Perfetto. Sfruttando questi 5, io li concentrerò solo ed esclusivamente alla carica e mantenimento della batteria. Devo però modificare dei parametri di carica, ragazzi, perché in questo momento gli inverter sono programmati a ricaricare con botte di 50 A. Calcolando che ora ci sono due impianti, io non vorrei che si sommino questi 50 A e si arriva a botte di 100 A. Comunque non succede niente perché la BMS è stata programmata ad avere massimo in entrata 50 A. Perciò potrebbe forse staccarsi e non abilitare, ecco, il MOSFET di carica. Eppure devo dirvi, ragazzi, che le DALI sono davvero davvero molto intelligenti, lineari, funzionano alla grande. I pannelli ancora sono abbassati, ok? Vedi? Inizieranno a breve a fare il loro risveglio con la struttura che si alzerà. Vado, ragazzi, a sistemare un po' il tutto, termino gli ultimi lavoretti e partiamo con la produzione odierna. Ragazzi, inverter 1 in produzione, 928, 940, 950. Bene, bene, bene. Allora, nella linea teorica, essendo 5 pannelli, dovrei fare la metà di quanto sta facendo l'altro inverter, ok? Questo è 500, 600, 700, ok? Però considera che un pannello è ancora in ombra. Questo
qui invece abbiamo un kilowatt, eccolo qui, perciò diciamo di sì, guarda, 300 e 800, meno della metà, 300, 7 e 40, perciò meno della metà, come di giusto ragazzi, perché sono meno pannelli e in più l'inclinazione è bassissima, inclinazione che davvero ragazzi non mi piace. Però va bene così, come ricarica batterie è perfetto. Grazie a questo, ragazzi, io ora mi manterrò una percentuale in più di batteria carica. Se prima arrivavo al 70%, 80%, considerando tutto il mio uso quotidiano, ora sono certo di avere quasi sempre la batteria carica al massimo. Continuiamo l'analisi 4 A. 700 watt e qui siamo a 2 kW, vedi? Meno della metà, ma ragazzi è scontato, cioè io già lo sapevo. Per questo ho optato a utilizzarlo solo come caricatore batteria, ok? Se io lo andassi ad abilitare anche come uscita, come vedi, guarda, come uscita ti faccio vedere che non ho carico load, eccolo qui, 0 watt come load, perché è staccato da lì. Se io lo andassi a alzare questo magnetotermico, cosa succederebbe? Tutte e due gli inverter andrebbero in comunicazione, si avrebbe la connessione parallela di uscita e i carichi li andrebbero a dividere. Però ragazzi, così facendo avrei doppio consumo, perché è normale che un inverter ha un piccolo consumo interno. Nel caso in cui mi serva più potenza, per esempio per l'auto elettrica, allora ok, lo andiamo ad allacciare, ma nel caso in cui l'auto elettrica non è da caricare e l'appartamento un solo inverter da 5,5 basti avanza. Ti faccio vedere il lavoro che ho fatto. Non è, ragazzi, ancora finito. Ho allacciato tutto l'impianto, gli ho dato una pulita così alla velocissima perché erano pienissimi di polvere, e come vedi ci sono entrati alla perfezione. Allora, ombra, vediamo l'ombra. L'ombra l'abbiamo qui, vedi? Questa è l'ombra, perciò un pannello, questo per metà, anzi forse più di metà, è in ombra. Idem anche qui, qui abbiamo spigoletto, questo per oltre il 60%, idem anche quelli dietro, ok? Perciò finita quest'ombra, io andrò a vedere nel concreto quanto mi entrerà in produzione la nuova stringa di pannelli solari fotovoltaici. Vedi, ci sono delle macchie che con la sola acqua non sono andate via. Comunque a breve arriverà un altro accessorio che è appunto una bella cosa per lavare, però mi serve un prodotto, ok? Una sorta di shampoo delicato per la pulizia dei pannelli, perché devo far scomparire tutte queste macchioline sui pannelli che le ho sia qua che qua, ragazzi. Vi ringrazierei se qualcuno di voi ne abbia qualcuno da consigliarmi e lo proveremo volentieri. Guarda, eccole qui. Macchie, 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 macchie. Queste danno qualche piccola percentuale in meno di produzione, giustamente. Ragazzi, oggi giornata molto nuvolosa, guarda, vanno e vengono, però comunque spero di oggi fare record, ragazzi, spero di fare record, anche se la mia unica soddisfazione è avere sempre la batteria carica, ok? Vedremo come si comporta la nuova stringa. Ragazzi, considerando che manca poco ad avere libero il pannello dall'ombra, andiamo a controllare quanto sta producendo.
In questo momento soli 856 watt. Vi ricordo che sono 5 in serie, 360 watt P da etichetta, dovrebbero dare almeno 1800 watt P, ok? Perciò ragazzi, appena si libera vedremo nell'effettivo quanto rende questa inclinazione, che io ragazzi, io già so comunque a prescindere di non superare i 1200, 1300, perché è un'inclinazione molto molto bassa e siamo in inverno, perciò in inverno si vince con le inclinazioni alte. Guarda invece gli altri pannelli, questi sono 10 ragazzi, guarda, 2,45 kW in questo momento, con intorno ai 2000 e 700 watt come assorbimenti di linea. Qui vedi, questo come ti dicevo va solo come ricarica della batteria. Qui mi dice che batteria, ok, qui mi dice allora dove sei, uscita, uscita, load, load, batteria. Ok, qua sta dando 945 watt alla mia batteria, perciò conto ragazzi, grazie a questi 5 pannelli, anche se la loro produzione non sarà chissà che cosa, ma non è un problema ragazzi, perché mi servono solo per mantenermi carica la mia batteria. Quelli che mi daranno alimentazione al mio impianto saranno loro, e come vedi qua si gioca alla grande ragazzi. Perché? Perché questo, vedi, guarda, yes, questo farà di alimentazione, che in questo momento sta prendendo energia sia dalla batteria che dai pannelli. Assorbimento in questo momento ragazzi 2007 e 1272,74, siamo a 4 kW e qualcosa. Ho acceso anche questo, abilitato all'uscita così da dimezzarne il carico con l'altro. Ora tutte e due stanno funzionando nella stessa maniera. Eccolo qui, pannello solare, qui, qui e qui, qui, idem anche questo. Eccolo qui. Vedi? Ragazzi, in questo momento asciugatrice per asciugare i vestiti, piano induzione acceso per preparare il cibo e in più anche il riscaldamento con il climatizzatore ad aria calda a 32 gradi impostato. Sta producendo 3800 watt, eccolo qui, 11 ampere, guardalo, 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 8,8
9, vedete che sta salendo di nuovo, 10, 10, sta salendo di nuovo, 10, 5, 10, 4, 16, scende, c'è una nuvola, perfetto, perfetto. Oggi si mangia e ci si riscalda come sempre con il sole, ragazzi, con il sole.